solo coltivazioni rispettose della natura, ma anche stop alla plastica grazie a innovativi vasi in cocco. Nel vivaio dell'azienda agricola sociale La Volpe sotto i gelsi, l'iniziativa della cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa trovano ora spazio piante da orto 100% biologiche, ma anche fiori e piante ornamentali coltivate sempre in maniera bio e naturale. Non solo, l'obiettivo è anche quello di ridurre sempre di più l'utilizzo di plastica per i vasi. Ecco perché molte delle piante biologiche saranno vendute all'interno di innovativi vasi di cocco biodegradabili e prodotti in maniera etica in Sri Lanka. A breve, inoltre, attraverso un'apposita app sarà possibile prenotare e acquistare delle cassette di frutta e verdura biologiche, che potranno essere ritirate non solo a San Vito alla Volpe sotto i gelsi, ma anche in altri punti, come a Casarsa, al laboratorio del Piccolo Principe o al centro socio-occupazionale. La Volpe sotto i gelsi è un'iniziativa di agricoltura sociale dove si conducono percorsi riabilitativi e di integrazione lavorativa e sociale attraverso attività di ortofloricoltura.